Secondo me siamo ancora a Cuba perché vedo ingredienti che riconducono inequivocabilmente alla daiquiri, però vedo delle gustose variazioni sul tema. Esatto. Poi esatto. Dalla cucina napoletana reinventata di Viviana siamo passati alla cucina creola con il piccante, per cui vediamo, vediamo. Allora, andiamo a fare una variazione piccante del daiquiri, una variazione lunga con l'aiuto del bitter rosso, che chiameremo Hot Red Daiquiri. Prendiamo tre mixing glass nei quali andiamo a versare le basi del daiquiri, quindi tre volte, c'è anche Viviana questa volta, un'oncia e un quarto. Ok. Ormai la ricetta la sappiamo a memoria, quindi il succo di 3/4 di oncia di limone, abbiamo in realtà visto che equivale circa a metà limone di queste dimensioni, per quanto, siccome è un drink dove non dobbiamo sbagliare i dosaggi, come in tutti poi, continueremo a aiutarci col nostro jigger. E uno. Qua è una piccola catena di montaggio, no? Fare più drink insieme. E due. Queste cose vengono meglio quando se ne fanno più di uno insieme, è vera? Tu da professionista cosa farne dici? Uno, farne tanti è la stessa cosa. E tre. Questo lo rimettiamo qui, questo lo rimettiamo al suo posto. Zucchero liquido, quindi la componente che andrà ad addolcire il nostro limone, quindi un quartino di zucchero. Un quartino di zucchero. E un quartino di zucchero. Perfetto. E voilà. Sciacquo un attimo le mani, sennò. A questo punto. Esatto. Andiamo a vedere quella che sarà la parte speciale di questo drink. Ossia, andremo a lavorare dei peperoncini. È un daiquiri piccante questo, no? Quindi andiamo ad aprirli. Ah, nel senso della lunghezza. Sì. E senza levare i sementi. Esattamente. E però. E a questo punto andiamo a fare una piccola infusione a freddo, no? Che non è altro che. Insomma, li aiutiamo a cedere un esatto, po'. Esatto, andare a mescolare col muddler i nostri peperoncini con quelli che sono gli ingredienti del daiquiri. Spero che ti piaccia il piccante, Marco. Molto. Un aperitivo un po' insolito questo, col piccante. Mi sta appassionando l'idea. Molto bene. Continuiamo il nostro drink, quindi ghiaccio. E ancora ghiaccio. Andiamo a dare una leggera shakerata al nostro drink. Fuori uno, per il momento lo riparcheggio qua. Fuori due. Che andiamo a riparcheggiare qua. E fuori tre. E anche questo. A questo punto andiamo a prendere i nostri tre bicchieri di servizio, quindi tre bei bicchieroni. Li vedo belli capienti. Andremo a cambiare il ghiaccio che abbiamo frantumato con il poggio qua, con la shakerata. Se intanto Marco mi dai una mano, eccomi, con l'aprire i bitter rossi. Io nel frattempo andrò con lo strainer a filtrare il mio drink sui bicchieri. Sarà normale che cadrà qualche semino di peperoncino, ma sarà anche il suo bello. Ed ecco. Grazie mille. Uno, due. Sì, ci deve essere.
e infine 3. Ok, bitter, quindi top di bitter rosso. Immaginiamo già però la decorazione, sarà per forza lime perché è un daiquiri, quindi vado a ricavare alcuni spicchietti di lime e non potranno mancare, sarà più un effetto visivo che altro, alcuni peperoncini. Ma sai, qualcuno potrebbero anche piacere, Un palato rovente, particolarmente direi avvezzo, cannucce. Ok, che ci vuole. Andiamo a prendere tre cannucce ed anche questa volta ecco fatto il nostro, questa non ci serve, hot red daiquiri, quindi un daiquiri piccante con l'aiuto del bitter rosso.